Conoscenza e prevenzione sono le due armi più efficaci a disposizione di ciascuno di noi per mantenere la salute in buono stato. Parte da questo assunto il protocollo siglato da Città Metropolitana e Istituto Spallanzani. L'Istituto Nazionale di Malattie Infettive aprirà uno sportello informativo per promuovere nozioni basilari di medicina al fine di diffondere buone abitudini alimentari e sessuali. E oggi sottoscriviamo insieme a voi un protocollo, un accordo sostanzialmente tra la Città Metropolitana e l'Istituto Spallanzani, con il quale si avvia una collaborazione volta ad aprire in un primo momento uno sportello presso lo Spallanzani, all'interno del quale i competenti professionisti, quindi i medici che lavorano nell'istituto, sono a disposizione dei ragazzi, degli insegnanti, delle famiglie, per lavorare, per parlare, per informare su tematiche appunto legate all'alimentazione, tematiche legate anche allo sviluppo. Palazzo Valentini ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del protocollo. Tra il pubblico, diverse scolaresche del territorio. Proprio ai giovani sono rivolte delle iniziative di approfondimento delle tematiche riguardanti la salute alimentare e le malattie sessualmente trasmissibili. Per noi è importante come Spallanzani essere utili ed essere sul territorio e mettere a disposizione le nostre professionalità per le persone, per tutte le persone, ma soprattutto per le persone come voi che sono in crescita e quindi hanno bisogno di avere delle corrette informazioni e dei corretti suggerimenti da persone che sono esperte. L'obiettivo è di educare i più giovani a prendersi cura di sé partendo dalla messa in pratica di corretti stili di vita che permettano alle nuove generazioni di raggiungere il massimo benessere psicofisico.